Bentornati alle parole. Una delle cose più difficili quando fai televisione durante una guerra è fare il comico. E noi per fortuna abbiamo qualcuno che non lo farà. Saverio Regnetti. È veramente un colpo basso, è veramente un colpo basso. Io non solo sono un comico, sono anche un vigliacco, che in tempi di guerra non è la cosa migliore. Vabbè, comunque eccoci con il consueto appuntamento con l'agenda della settimana, per la precisione della prossima settimana. Prego, dalla regia. Ecco qui. Sigletta da mitomane. Sigla pomposa. Sono mitomane dichiarato. Adesso farò previsioni riguardo alla prossima settimana, tutte esatte, segnate, le riscontrerete a partire da domani, domenica, ennesima brutta giornata per Matteo Salvini, il quale abbiamo visto tutti questa settimana, è stato duramente contestato in Polonia quando è andato a portare la sua pelosa solidarietà ai confini con l'Ucraina, e lì gli è stata rinfacciata la sua vicinanza a Putin, a lungo ostentata con tanto di maglietta. Ecco, quella che di Salvini è stata, come si dice in polacco, una figura di merda. Gli hanno gridato pagliaccio, buffone. Per farlo fuggire dalla Polonia è stato necessario creare un corridoio umanitario con Varese. Ecco, vorrei dire agli amici polacchi, che sono d'accordo con voi sul brutto gusto di Salvini in fatto di magliette, però vorrei anche far notare che, prego dalla regia, senza maglietta Salvini è peggio. Ecco, senza maglietta, per chi stesse pensando che questo è body shaming, no, è Salvini shaming, è un'altra cosa ed è ormai una cosa internazionale, quindi passa. Domani è l'ennesima figuraccia di Matteo Salvini, che porterà la sua solidarietà nei supermercati a tutti coloro che stanno facendo provviste per paura della scarsità, ma verrà contestato da chi gli farà notare che negli ultimi anni sui suoi social Salvini si è mangiato tutte le scorte alimentari del nostro paese, quindi non è credibile da questo punto di vista. Lunedì invece ci sarà lo sciopero degli autotrasportatori per il caro benzina. Oggi il ministro Cingolani ha detto che è una truffa a danni dei consumatori. Fatto sta che la benzina ha raggiunto livelli record, al punto tale che lunedì un commando di rapinatori assalteranno un furgone portavalori, ma non per rubargli i soldi, bensì per succhiargli la benzina dal serbatoio. Martedì invece nuovo voto in commissione per il DDL, che sta rischiando di far cadere il governo, quello sul catasto. Nuovo motivo del contendere sarà il valore catastale da dare ai bunker antiatomici. Per ricucire le divisioni all'interno della maggioranza, Draghi aprirà alla possibilità di rifare le facciate dei palazzi con lo iodio. Mercoledì invece tornerà a tuonare il patriarca Kirill, il capo della chiesa ortodossa russa, il quale questa settimana ha benedetto fondamentalmente l'invasione russa in Ucraina, ha detto che quella di Putin contro l'Ucraina è una crociata contro una nazione piena di omosessuali, che, detto da uno vestito da drag queen, in effetti è anche credibile come accusa. Tra l'altro vorrei far notare che le ultime tre settimane i russi degli ucraini hanno detto qualunque cosa: nazisti, drogati, omosessuali, praticamente l'Ucraina sembra il mio sabato sera. Detto questo, la prossima settimana il patriarca Kirill tornerà ad attaccare gli ucraini e dirà che non solo sono omosessuali, ma il mattino dopo neanche ti richiamano, neanche un messaggio. Ma si fa così? Io non lo so. Giovedì, per effetto delle sanzioni contro la Russia, il rublo non sarà più buono neanche per soffiarsi il naso, e il celebre gruppo dei ricchi e poveri, molto amati anche in Russia, dalla prossima settimana saranno soltanto poveri. Poveri e basta, via il baffo, via la brunetta, soltanto poveri. E venerdì la Cina tornerà a dare il suo appoggio a parole, se non altro alla Russia. Questa settimana la Cina ha detto che l'invasione russa in Ucraina è colpa, uno dice, la Russia, no, della NATO e degli Stati Uniti. E venerdì Xi Jinping dirà che gli ucraini se la sono cercata perché portavano la minigonna. E sabato prossimo, 19 marzo, Silvio Berlusconi rimanderà le nozze fissate annunciate con Marta Fascina, perché scoprirà che per effetto delle sanzioni non potrà consumare la prima notte di nozze nel lettone di Putin. Ma sempre il 19 marzo è anche festa del papà, e quindi il mio pensiero corre a un papà, Carlo Calenda, il quale poche ore fa, l'altro giorno, ha scoperto sui social, su Instagram, che la figlia è in Ucraina come volontaria. La figlia ha raggiunto dal Corriere della Sera, con il quale parla evidentemente di più che col padre, si è giustificata dicendo che per stanchezza non ha avvisato il padre, ma che comunque lei vive sola a Parigi e ha anche un fidanzato. Ed è stato così, leggendo il giornale, che Carlo Calenda ha scoperto che sua figlia vive da sola a Parigi e ha anche un fidanzato. E comunque in tutto questo vorrei dire, chiedere alla regia di portare la foto di Salvini che abbiamo visto all'inizio. Ecco, qui tutti a ridere, a scherzare,
su questo fatto, anche lei Gramellini, a ridacchiare di questa storia. Ma vorrei vedere scagli la prima maglietta chi non ha uno scheletro, meglio una maglietta di cui vergognarsi nell'armadio, perché non tutti sanno, e noi lo vedrete, lo negherà, ma in realtà nel suo cassetto, perché in passato l'ha indossata. Gramellini ha questa maglietta, no, quella... non lo ammetterà mai, no, non quella lo ammetterà proprio... mai la Gramellini, guardi, no, in passato quello... ha indossato questa maglietta. Nella vita ho fatto tanti errori, tanti errori, tante cose. La lascio qui, no, ai posteri, diciamo, l'ardua sentenza. No, la ringrazio, la comunque diciamo no. Un tifoso del Toro farà vedere la maglietta della Juve, capisci? È terribile. Una cosa un po' così. Hai perso il sorriso. Tu dici d'Albano e noi gli diamo Raimondo? Hai visto? Questo potrebbe essere uno scherzo.